Sanate le ferite dal sisma, la chiesa di San Giovanni è stata restituita alla città e quanto afferma il primo cittadino di Pesaro in occasione del nuovo battesimo e la restituzione della chiesa alla comunità. Gli interventi strutturali e di finitura si sono concentrati sulla volta dell'aula ecclesiale, spiega l'architetto Davide Dursi, che ha seguito le operazioni insieme all'ingegnere Claudio Laganà. Si è ripristinata la continuità e la forma originaria, la volta costruita da Vanvitelli che dopo il sisma presentava un'ampia fondi di oltre 5 cm è stata realizzata nei punti di deformazione. A preservarla ora anche due serie di catene in acciaio e due tralicci metallici posizionati orizzontalmente sotto le pareti triangolari. Lavori che hanno riguardato anche le lesioni delle pareti murarie, oltre a quelle che hanno interessato la cupola e le murature sulla parete di fondo della seconda cappella laterale destra. Una chiesa colpita dal terremoto in maniera molto pesante. Siamo molto contenti perché dopo neanche 3 anni siamo riusciti a riaprirla con 500.000 euro di interventi e restituendola ai cittadini. È una chiesa rinascimentale che ha avuto diversi ruoli, diciamo, nella storia della nostra città e che oggi può essere di nuovo restituita alla comunità pesarese. I lavori di ristrutturazione sono stati stanziati con un fondo regionale via Ministero di 325.000 euro, oltre ai 190.000 euro ottenuti dal Comune con l'assicurazione, risorse che servivano a proseguire la sistemazione del complesso dopo gli interventi strutturali. È importante che laddove, insomma, sono stati danni ci fossero i giusti risarcimenti. Nel caso specifico è una delle rare opere, insomma, danneggiate nel nord della regione, ma anche questa ha avuto la possibilità di avere gli strumenti per essere recuperata. Orgoglioso anche l'arcivescovo Coccia della restaurazione della chiesa, che nel tempo è diventata punto di riferimento di molti fedeli pesaresi. A me fa molto piacere questa possibilità di avere una chiesa aperta e chiaramente è anche un'opportunità che ci è data, perché questa chiesa ci mette anche di fronte a tante responsabilità che come comunità cristiana di Pesaro abbiamo, sia nel campo ecclesiale ma anche nel campo civile e culturale.